Ho pensato a diverso tempo se finire questo gioco con la Lega Pokémon, la risfida alla Lega Pokémon, chiamiamola così, oppure se finirlo con Necrozma. Io ho optato per la seconda, è chiaro, no? Quindi siamo qui oggi alla caverna, alla collina 10 Carati, non caverna, nella caverna che conduce alla collina 10 Carati per andare a catturare Necrozma. Il terzo Pokémon del trio leggendario che compongono Solgaleo, Lunala e quindi Necrozma come Pokémon del trio per completare tutto. Ma io qui non ci sono ancora andato, quindi vorrei un attimo vedere. Machamp fa un po' paura, sinceramente, e non ci posso andare con Machamp. Calmino, stai tranquillo, Machamp. Toh, ti levo, ok? Voglio andare a vedere cosa c'è di qua. Ah, un'altra uscita per la collina 10 car... Ah, l'ultimo! Oh, Volantium Z! Proprio quando ero convinto di non trovare, di non dover più modificare la skin, ecco che trovo il Volantium Z! Sì, in effetti sapevo che ci voleva Machamp, ma non sapevo che si poteva trovare alla collina 10 Carati, effettivamente. Allora, per Necrozma bisognerà girare un pochino nell'erba. So che non è affetto da repellente in quanto ultra creatura. Ma a dire il vero non so se sia un'ultra creatura, Necrozma. Io non mi sono informato bene su quella creatura. A proposito, ho Guzzlord davanti. Perché diciamo che Incineroar è alla pensione Pokémon a fare uova? Eh già, mi servono le uova di Incineroar per diversi motivi che non vi sto a spiegare. Ah, bella però l'animazione dell'Haucibolo quando viene... Quando viene tirata in campo perché fa uscire Pokémon, davvero carino. Allora, vediamo un po'. Vabbè, bisognerà girare un pochettino per trovarlo, dai. Ci becchiamo quando lo trovo. Wow. È bellissimo! Che cavolo sta facendo? Prisma laser! Oh mio Dio! È stupendo! Non ha effetto! Povero Necrozma! Stavo pensando di lanciargli una Master Ball, ma... Necrozma usa strizzata. Ma ha fatto il suo porco danno strizzata, eh? Porco danno suo, l'ha fatto. Vediamo un po'. Uccibolla. No, no. In teoria, Necrozma sarebbe l'ultimo Pokémon da catturare. Diciamo dei leggendari trovabili senza eventi e cose varie nel gioco. L'altro sarebbe quando rilasceranno l'evento, appunto, Marshadow. Per il momento Necrozma è l'ultimo, quindi posso anche usarci la Master Ball, non vedo il problema alla fin fine. Ah, triplo ferro scudo, la sua difesa è impenetrabile. O quasi. Mo' provo a lanciargli un'altra Uccibol per vedere se sortisce qualche effetto. Vediamo un po'. No, no, nulla. Nulla di fatto. Io però... Ora, se effettivamente è un'ultra creatura, ok? Spiegherebbe il fatto che ci abbiano dato tutte quante queste Uccibol. Se no, non si spiega il fatto di tutte quante queste Uccibol. Sarebbe inutile. Accidenti. Minor Ball, no, è inutile. Mega Ball, boh. Non so, voglio provare diverse Pokéball per vedere se...
Cazzarola. Lo attacco ancora una volta? Peso bomba, tanto non lo manda KO. Ha una difesa che fa paura. Andiamo con un'altra Uchibol. È paraculo, eh? È paraculo. Ho detto, la Master Ball la uso solo se rimango con un Pokémon. Guardalo, guardalo. Sembrava preso, e invece no. Ma cosa invece no? Che è solo un movimento fatto. Quando sta al terzo che poi si libera, allora devi bestemmiare in turco. Che miseria. Dai, Necroz, ma dai, lo so che vuoi entrare nel mio team, dai. Madonna, i mini infarti ogni volta dico. Fa il movimento, dai, fai il secondo, fai il secondo. Non lo fai, mi fa incazzare. Dai, bellino, dai. Niente, niente, non vuole venire. Non vuole, cioè, nel senso, non vuole venire in squadra, non che vuole venire in questa. Dai, su. Non pensiamo sempre a male, dai. No! Oh! Ambe, volevo vedere quella Rapid Ball. Dico, non è che li prendi per il culo. Guardalo! Con la Chic Ball! Con la fottuta Chic Ball! Però gli si addice a Necroz, ma una Pokéball graziosa. Oh, una intesa 70, bene. Eccolo! Cacchio! Necroz, ma numero 300! 300 soldati Pokémoniani! Ah! Pare che questo essere simile a un'ultra creatura. Ah, eccolo! Si è giunto da un altro mondo in tempi antichi e si è rimasto a lungo dormiente sottoterra. Pesa 230 kg. Leggerino. Vuoi dare un soprannome a Necroz? Ma no! Lo aggiungo alla squadra. No! Perfetto. Hai catturato un essere vivente misterioso. Sembrerebbe un UC. Sembrerebbe. E se non lo fosse? Sono venuto qui ai laboratori dell'Aether Paradise per parlare con Ciceria e vedere se mi dava qualche informazione sulla ultra creatura che dovrebbe essere appunto. Necrozma, ma non sembra. Quindi nulla, all'Aether Paradise non mi danno informazioni, quindi direi che per questo video è tutto, Gugge. Spero che come sempre vi sia piaciuto. Dunque, per il prossimo video penso che farò un video dove catturerò tutti quanti i Tapu. Sarà di un quarto d'ora massimo, credo. Lo taglierò in maniera improponibile. Giusto perché non è che ci sia poi tanto da far vedere sui Tapu alla fine, eh. L'unico problema è che per sbaglio ho sconfitto Tapu Koko. Quindi per trovarlo dovrei risfidare la Lega. Quindi cambio di programma, finirò il gioco con la cattura dei Tapu. Quindi nel prossimo video dovrò risfidare la Lega Pokémon. E va bene che gli fa. Va bene, quindi nel prossimo video sfiderò la Lega Pokémon e poi nel prossimo ancora andremo a catturare tutti quanti i Tapu. Quindi manca davvero poco al compimento del gioco di Pokémon Sole. Quindi qui ci vedo appuntamento al prossimo video. Bye bye!